Plutone il 2 maggio si ferma per tornare in modo retrogrado. Si trova sul grado 2 di Acquario e ha pertanto l'energia della ribellione, dell'unione, dell'indipendenza e della visione di un nuovo mondo. Nell'astrologia il segno zodiacale dell'Acquario è associato a diverse qualità. E nonostante essendo un segno d'aria, appartiene comunque alla modalità fissa. Questo significa che è caratterizzato da una natura mentale innovativa e persistente. Questo segno induce ad energie progressiste, originali, altruiste, con punti salienti dell'innovazione. La libertà e l'uguaglianza con atteggiamenti amichevoli e socievoli. Il dominatore naturale dell'acquario è Urano. E così è associato alla rivoluzione, al cambiamento. Un Urano che tramite Giove in questo momento è straordinariamente stimolato ad espansioni mai viste. Plutone, con la sua lentezza, rappresenta un pianeta generazionale che mette alla luce i due lati di ogni cosa. Sotto il suo influsso, le cose non si fanno a metà. Ed essendo il principe della profondità, tira fuori i lati oscuri per trasformarli in luce. Infatti, l'energia di Plutone ci fa comprendere quanto siano vicini i vari aspetti della vita, nonostante possono essere al loro opposto. Vi faccio dei esempi: vita, morte, l'amore e l'odio, potere e abuso del potere, e chi ne ha più ne metta. Con Plutone, temi come falsità, invidia, ingiustizia e sfruttamento vengono a galla. Plutone ha cambiato il segno da Capricorno in Acquario il 22 gennaio 2024 per tornare di nuovo il 2 settembre di quest'anno nel segno del Capricorno. Ci resterà per poco perché il 20 novembre torna in Acquario dove ci resta per i prossimi 20 anni. Questi spostamenti hanno ovviamente mischiato l'energia, anche perché l'influsso di un pianeta non avviene da un giorno all'altro, perciò gli effetti di Plutone sono molto differenti in quei anni in cui si ferma nei vari segni. Per far comprendere gli influssi mi servo volentieri del passato. Per esempio, nel 2008 Plutone era entrato nel segno del Capricorno. Se torniamo indietro nel tempo e ci ricordiamo ciò che era successo, ci ricordiamo sicuramente la crisi finanziaria americana che poi dopo poco, cioè 2 anni, ha colpito in modo negativo anche l'economia europea. Il 2008 è piuttosto recente e ci ricordiamo tutti più o meno a questo periodo. Ma cosa invece non tutti si ricorderanno è che, oltre allo spostamento di Plutone in Capricorno, che ha caratterizzato il completo sconvolgimento della finanza, delle banche, delle strutture, eccetera, è che si era formato praticamente una quadratura tra Saturno e Urano. E questo in Toro. Questa quadratura ha accompagnato il mondo finanziario e immobiliare e le multinazionali. Ma ora Saturno, per fortuna, si trova in sestile con Urano e pertanto molto differente dell'aspetto del 2008. Il sestile viene riconosciuto in astrologia da aspetto positivo che stimola le energie tra i pianeti coinvolti. Plutone, Plutone dal 2 maggio fino al 12 ottobre 2024 continuerà il percorso in modo retrogrado e lo continuerà a farlo anche stando dal 2 settembre nel segno del Capricorno. Tornando
Trovo interessantissima questa posizione perché ci troviamo di fronte al Plutone Return, cioè il ritorno di Platone per quanto riguarda l'America e perciò della sua posizione del 1776. Plutone, per fare un giro completo dell'orbita, impegna 248 anni. Nel 1776 venne firmata la Dichiarazione dell'Indipendenza dell'America e così vincoli esistenti come, cioè, con altri stati e soprattutto con la corona inglese sono stati sciolti per acquistare la sovranità in rispetto alle leggi naturali e divine. Perciò questo cambiamento aveva avuto l'inizio con Plutone nel segno di Capricorno. Solo dopo diverso tempo, perciò nel 1787, finalmente si era potuto firmare la Costituzione. Infatti, allora erano entrati in pieno regime dell'energia dell'acquario, perché Plutone era in acquario. Io ho scelto l'esempio dell'America perché gli avvenimenti geopolitici in questo periodo ci interessano in particolar modo. L'America allora ha cambiato completamente la propria posizione nel mondo fino ad arrivare ad essere la forza economica più importante per l'Europa. E a novembre l'America torna alle urne e sarà molto interessante osservare come saranno i risultati e soprattutto quale effetto avrà sull'Europa. Quando si parla di tempi così lunghi per fare il giro dello zodiaco, cioè 248 anni, come lo fa sempre, cioè come nel caso di Plutone, si può comprendere che i cambiamenti non avvengono da un giorno all'altro. Infatti la storia ci insegna che nel periodo in cui Plutone attraversava l'ultima volta il segno dell'acquario, l'energia rivoluzionaria era molto verso il bene dell'umanità. C'erano invenzioni, per esempio l'invenzione della mongolfiera, l'invenzione della prima locomotiva a vapore, la rivoluzione francese, la scoperta di Urano, ma potrei elencare ancora molte cose. Ciò che però è il comune denominatore è sempre l'autonomia. Ora, questo cambio modo avviene completamente differente, cioè perché è contemporaneamente alla presenza di Marte in Ariete. E questo sul grado 2, e così si manifesta in perfetto sestile. Marte è il dominatore naturale di Ariete, un segno di fuoco e di grande spinta verso l'inizio. L'Ariete, dall'inizio dell'anno, da proprio all'inizio di tutto, dall'inizio dell'anno astrologico, dall'inizio dell'anno generale, cioè di stagioni, infatti inizia la primavera. Marte insomma gioca ora in casa e questo gli dona una forza particolare. Si trova in congiunzione a Nettuno in Pesci. La congiunzione è un aspetto astrologico che indica un posizionamento in vicinanza di un pianeta e all'altro. Così la forza, il coraggio, la spinta verso i nuovi orizzonti si tinge di energia spirituale. La visione delle cose sta iniziando a cambiare drasticamente e molti cambieranno approccio per quanto riguarda ciò che per loro rappresentano i veri valori. E ci risiamo lì. Già, perché anche l'altra volta ci hai parlato di valori. Che cosa intendi in particolare in questa situazione? Infatti, bravo Ale, l'altro giorno abbiamo parlato della stretta congiunzione tra Giove e Urano. Questa congiunzione avviene nel segno del Toro. Il Toro è controposto allo Scorpione, che insieme formano l'asse dei valori. I naturali dominatori dello Scorpione sono Marte e Plutone. Ecco, questi due pianeti si trovano attualmente in perfetto sestile e si caricano a vicenda.
Questa energia travolgente richiede un cambiamento ed essendo lo scorpione il più profondo del segno, dei segni zodiacali, vuol dire che questi cambiamenti sono tanto esteriori quanto interiori. Questi valori valgono per tutti, ma in questo caso l'universo manda dei segnali inconfondibili. Il fatto che Plutone torna indietro significa per noi che ci sono degli aspetti nella nostra vita che con il modo retrogrado saranno nuovamente elaborati. Da circa Natale dell'anno scorso ad ora, una situazione specifica nella nostra vita era stata elaborata. Ma pare che l'elaborazione non fosse fatta ad opera d'arte. Bisogna rimettere le mani sull'argomento e questa volta Plutone ci offre l'occasione di rivedere ogni aspetto prima di procedere. Il moto retrogrado interiorizza l'energia di trasformazione completa e ci permette di avere il tempo per rivedere ogni angolatura della faccenda. La soluzione che ne viene elaborato cambierà completamente la visione delle cose. Saranno i nostri veri valori ad indicare una strada anche inaspettata, ma certamente il cambiamento sarà soprattutto sorprendente e definitivo. Per comprendere cosa ci indica l'universo, bisogna guardare il proprio tema natale. Se hanno nel tema natale dei pianeti oppure punti cardinali che sono dal grado 29 in Capricorno fino al grado 2 in Acquario, vuol dire che si sente in modo particolare questa fase di trasformazione definitiva. Vi faccio un esempio, sempre sul Sole, per esempio. In questa posizione potrebbe significare che la persona Aris ha sentito una certa angoscia, una certa indecisione che si è sentita praticamente già dal 2023. L'unica differenza ora sarà che la definizione si avvicina e questo cambiamento sarà sofferto ugualmente, ma sta per essere superata. Ma come tutte le volte, questo adesso è un esempio, per tutti quanti questo cambiamento avviene in un certo ambito e questo ambito dipende come sempre dalle case. Certo, e quindi Andrea, ci farai una piccola carrellata come di consueto. Quindi, da ricordare, avendo il tema Natale vicino a noi, che cosa dobbiamo guardare, in che casa cade questo grado, giusto? Dobbiamo vedere questi sono diversi gradi, è il 29 e il 30 di Capricorno e il 1 e il 2 di Acquario, cioè quattro gradi. Dobbiamo vedere dove si trovano, perché potrebbe capitare che cadano anche in due differenti case. Perciò noi dobbiamo vedere questo nella nostra mappa astrale, controllando questi quattro gradi e se effettivamente ci sono delle congiunzioni di pianeti, oppure questi cosiddetti punti cardinali. I punti cardinali sono l'ascendente, discendente, medio cielo e il fondo cielo. Perciò cominciamo con la carrellata. Se questi quattro gradi cadono nella prima casa, vuol dire che tu hai sentito per tanto tempo un voler cambiare, una trasformazione interna che è stato veramente difficile, ma veramente difficile perché tu hai messo in discussione qualunque cosa, perfino le cose più piccole di te stesso. Non ti andava bene niente. Cioè, non ti andavano bene né come svolgevi il lavoro, né come ti comportavi con gli altri, né come ti vestivi, niente. Non ti andava bene niente in questo periodo.
Ed era una autotortura che ti facevi giorno per giorno. Ora, a un certo punto, le persone hanno sentito un miglioramento perché hanno capito che c'è una strada di cambiamento. Hanno notato questo cambiamento che cominciava sempre a prendere più forma e si sono sentiti quasi sollevati perché questo peso, questa frustrazione interna che si è sentito fortemente, stava migliorando. Con il modo retrogrado, ora però Plutone dice: ok, hai cambiato qualcosa, però il concetto è che tu l'hai cambiato, ma non sei convinto. E Plutone in questo momento dice: ok, ti faccio capire bene, siamo sicuri che questo è quello che vuoi? Se sì, ok, allora vai avanti, se no hai il tempo di cambiare. E tu vedrai che molte persone che hanno cambiato nell'anno scorso un determinato comportamento, ora lo cambieranno nuovamente. Ci saranno altri invece che restano fermi perché hanno trovato la loro strada e si sentono maggiormente risollevati perché hanno compreso, sì, è proprio mio questo. Se invece è nella seconda casa, è la casa dei soldi. Perciò il concetto in questo caso è che che Plutone gli dice: ma i soldi che tu guadagni, questi valori che tu dai a questi soldi, ma siamo sicuri che sono i soldi che tu effettivamente ritieni così importante? Plutone in questo caso tirerà fuori proprio questo tuo comportamento. Come fai solitamente a guadagnarti i soldi? Ti dirà proprio se il tuo comportamento è un modo, diciamo, un po' grigio o borderline, ti dice proprio: senti, qua qualcosa c'è da cambiare. Il modo di cambiare, come si guadagnano i soldi, ovviamente dipende molto dalla attuale situazione personale. E potrebbe essere che la persona dice: ok, io per esempio non voglio più andare a lavorare, mi piacerebbe stare a casa, voglio lavorare al computer. Potrebbe essere che succede questo. Cioè la trasformazione avviene in questo senso che noi avremo la possibilità di tirare fuori il nostro vero volere, ciò che noi riteniamo importante e giusto, e in questo caso potremo svolgerlo poi questa attività per avere i soldi. Nella terza casa, che è la casa della comunicazione, Plutone è piuttosto severo. E che Plutone ha detto ultimamente: guarda, il tuo modo di parlare veramente viene da dentro? Oppure è un modo come tu ti vuoi approcciare al mondo? È solo una facciata, un modo di apparire? E in questo caso Plutone tirerà fuori da te un altro approccio alla comunicazione. Plutone vuole che viene fuori tutta la verità. Perciò, per dire tutta la verità, oltre a parlare, si deve sentire quello che si esprime. E Plutone chiede questo, cioè lì ci sarà la differenza. Se fino a poco tempo fa magari tu avevi un lavoro in cui tu dovevi parlare tanto, era il tuo obbligo di comunicare. Ora con Plutone questa comunicazione cambierà talmente tanto perché ciò che tu dici è profondo e tocca le verità nascoste. Cioè tu con la comunicazione adesso toccherai dei argomenti che erano dormienti, o erano, diciamo, troppo coperti dalla polvere, e ora con questo Plutone che dà l'ultima ventata ti dice: ok, ma tu vuoi ubbidire o vuoi parlare liberamente?
Ed è questo che succederà nella terza casa. La quarta casa è la casa delle radici. Quando Plutone tocca le case delle radici, la trasformazione è molto bella, soprattutto perché se passa di nuovo sulla parte del Capricorno, che è la parte dell'educazione antica, quella tradizionale, quella che era abituato l'umanità da sempre, riportato per generazione, adesso con questo avanti e indietro, Plutone gli dice: senti, ma l'educazione che tu hai ricevuto, i valori che ti ha trasmesso la tua famiglia, sono veramente ancora quelli che tu ritieni utili? O vuoi trasmettere questo cambiamento tuo verso la tua famiglia per farla diventare parte, e riuscirai a ampliare questa tua ricchezza che proviene dalle tue radici per fare in modo che il tutto sia un unito, una noità, una socievolezza, perché l'acquario è molto socievole e ha bisogno dell'unione. E con questo Plutone in acquario, in quarta casa, la famiglia si ricompatta. La quinta casa è la casa dell'amore, della creatività, della creazione e anche spesso dei figli. Insomma, questa casa con Plutone riceve un segnale chiaro. In senso, Plutone tira fuori dentro di noi, perché Plutone lavora dentro, tocca le viscere per tirare fuori quello che noi veramente sentiamo che non abbiamo mai il coraggio di dire, di esprimere e di vivere. Ma Plutone in questo caso dice proprio: ma tu vuoi continuare il vecchio sistema, perciò vivere la tua vita creativa limitandoti a tal punto che tu continui a dirti le cose peggiori, oppure avere finalmente la spinta di aprirti alla novità, all'innovazione e dire: ok, ora io tiro fuori tutto quello che ho dentro di me senza paura, perché so che ora lo posso fare. È il momento, perché so se lo tiro fuori, quel mio progetto che io sto per creare sarà utile per la umanità e farà crescere tutta l'umanità in direzione giusta. Perciò questa creazione può essere un amore nuovo, può essere una creazione divertente, cioè qualcosa che ci piace, un hobby, qualunque cosa, o una creazione bellissima, ovviamente sono i figli. Perciò i figli che crescono adesso, teneteli veramente da conto, perché sono figli speciali. Ora arriviamo alla sesta casa, la casa della quotidianità. Lì Plutone è tosto. Plutone nella quotidianità ti dice proprio: senti, basta. Basta a fare il solito perdere tempo. Non perderti né in chiacchiere né in utilità. Concentrati su quello che effettivamente ti porta verso l'innovazione. Noi molto spesso per educazione facciamo tante di quelle cose tutti i giorni, nel lavoro, a casa, oppure semplicemente l'organizzazione quotidiana, perché ci è stato insegnato in questo modo. Plutone ormai gli dice: senti, basta. Bisogna prendersi i propri spazi, perché la salute dipende da quello. Tu hai da curare il tempio della tua anima, e il tempio della tua anima è il tuo corpo. Perciò Plutone ti farà presente chiaramente che la salute deve stare al primo posto, soprattutto nella quotidianità. E in questo caso, essendo rivolto verso l'innovazione,
Se è un discorso della salute, molte persone potrebbero veramente cambiare completamente e questo potrebbe partire già dal cibo. Dal cibo, dall'acqua, dalle bevande, dall'alcol, dai fumi, di tanti vizi che noi possiamo avere, potrebbe succedere un cambiamento radicale. Arriviamo alla settima casa. La settima casa è la casa della coppia. Ora, nella settima casa, le coppie hanno molto spesso una vita anche nascosta. Nascosto uno contro l'altro, nascosto loro insieme verso il mondo. E Plutone in questo caso vuole che si tira fuori, vuole che si fa vedere e vuole che si trasforma. Questo apparire verso l'esterno per mostrare che la coppia è fondamentale. Noi esseri umani siamo fatti per stare insieme, abbiamo bisogno di appoggiarci, di consolarci, e solo in un rapporto veramente vissuto con tanto amore, questo può avvenire. E questo Plutone, andando, ritornando verso Capricorno, ti dirà: ma il tuo matrimonio, la tua coppia è perché tu stai tenendo fede a una promessa che non ha più valore di esistere, oppure tu stai facendo tutto questo perché effettivamente vuoi mantenere il valore forte di Saturno, perché essendo Saturno il dominatore naturale di Capricorno, Saturno in questo caso rappresenta l'eternità. Questa coppia deve durare per sempre? Allora, questa è la trasformazione che può avvenire perché le coppie possono rispolverare tutto e dire: ok, questo era vecchio, ora noi ricominciamo da capo. L'ottava casa è la casa della morte, la casa della rinascita. Lì Plutone ovviamente si trova a casa e quando la trasformazione è così evidente come in quella casa, è piuttosto tosta per le persone, non è facile per niente e in quella casa forse le persone soffrono più di tutti perché questo rinascere richiede un sacco di forza e per fortuna abbiamo Marte che sta in sestile, perciò anche il dominatore naturale di Scorpione, in questo caso, dà manforte e vedrete che questa rinascita, questa trasformazione che vi porterà verso un'innovazione pazzesca, sarà fattibile, perciò non preoccupatevi, passerà presto questo tempo e dopodiché sarete veramente altre persone. Ora arriviamo alla nona. La nona è la casa della spiritualità. La trasformazione della spiritualità potrebbe riguardare la nostra fede. Io adesso non mi voglio soffermare su una fede specifica perché noi possiamo avere diverse fedi. Però ciò che sicuramente Plutone metterà molto in evidenza è che questa fede è un'istituzione oppure è una vera fede? Se noi andiamo, chi è cristiano va in chiesa perché la domenica si fa così e si batte il petto perché è stato insegnato così, con Plutone che ritorna indietro dice: senti, ma la tua spiritualità è questa? Vedrai che cambierà molto perché aumenterà. Allora, può essere che effettivamente diventeranno molto più attivi, molto più sinceri, molto più autentici, oppure lasceranno completamente questa vecchia strada perché diranno: la mia fede sta dentro di me, è tutta un'altra storia. E io adesso ho fatto un esempio della Chiesa Cattolica perché siamo in Italia e Italia e soprattutto Roma è la capitale della Chiesa Cattolica. Però questo è traducibile qualunque altra fede. La spiritualità non ha limite, perciò ho
Ognuno si può tradurre la mia spiegazione un attimino nel suo campo specifico. Poi arriviamo alla decima casa. La decima casa è la casa della massima visibilità, dell'ascesa sociale. Ora, noi, se abbiamo Plutone in quella casa, vuol dire che ultimamente, cioè nell'ultimo anno, le persone hanno lottato tanto per raggiungere un certo livello di visibilità. Si sono dati veramente da fare. Hanno cercato di trasformarsi, di mettere le novità, l'innovazione. Hanno provato di fare tante cose, però ora è arrivato una situazione che loro dicono: ma forse era meglio di tornare indietro e un sondare adesso. Per loro è veramente una fase per comprendere la mia visibilità, la mia ascesa sociale. Io la voglio basare sul vecchio sistema, perciò sull'ubbidienza, oppure la voglio basare sulla novità e vado sull'unione del destino umano. Lì sarà interessante a vedere chi è che si decide per una o per l'altra cosa, ma il problema è che se ti decidi per il vecchio sistema, quando poi Plutone torna verso l'acquario, ti troverai di fronte a una situazione che o lascerai perdere perché hai scelto male, oppure dovrai riconoscere che effettivamente esiste solo quella di strada da ora in poi per i 20 anni che stanno per arrivare. Ora abbiamo invece Plutone nell'undicesima casa. Plutone là ti fa conoscere che cosa vuol dire essere amico, che cosa vuol dire essere veramente presente. Vuol dire che possiamo avere molto più possibilità di aumentare la nostra capacità di acquisire nuove amicizie, perché se noi restiamo nello spirito della tecnologia, cioè di Urano che fa parte dell'acquario, noi potremo effettivamente curare tante amicizie che stanno all'estero, anche perché ormai internet è a portata di mano e noi possiamo curarli, andare a visitarli, andare a trovarli, ma conoscendosi giorno per giorno, nonostante stiamo così lontani. Ma questa cosa di questa posizione così particolare è che Plutone là ti dice proprio: esci fuori dal vecchio e vai verso il nuovo. E solo quelle persone che hanno questo tuo spirito potranno seguirti, perché la rivoluzione che farai con Plutone nell'undicesima casa significa che tu cambi talmente tanto che magari le altre persone dicono: senti, tu mi sei ormai sei uno strano, non ci stiamo più bene insieme. Oppure tu dici la stessa cosa dell'altro, ma il mischiamento delle conoscenze, delle amicizie sarà profondo, molto profondo. E tu, ogni persona che adesso scegli, che resta vicino a te, te la senti dentro. Se è una cosa di pancia, allora tu andrai avanti, se no tu lascerai perdere. Ora arriviamo alla dodicesima casa. La dodicesima casa è quella del destino. La trasformazione in questo caso è una trasformazione che per molte persone sarà difficile, perché tirare fuori il destino per molti è stato difficile, per molti è stato la cosa: io non mi ci avvicino troppo, cerco di continuare di vivere questa vita perché io vivo il materialismo e voglio continuare a vivere questo, senza farsi un'idea di quello che era veramente lo scopo della loro vita. Plutone lì, diciamo, darà una bella scossa, dirà proprio: adesso è ora che tu tiri fuori il leone dentro di te e cominci a fare in modo che il tuo destino possa essere quello che fa la differenza. Tu sei la trasformazione e in questo caso il destino è, potremmo
proprio una trasformazione completa. E non credo che questa è una di quelle situazioni più facili, insomma, però anche questo è una cosa che noi stessi abbiamo scelto al momento della nostra nascita, perché abbiamo scelto quel momento, sapevamo che nel 2024 Plutone poi cadeva nella nostra dodicesima casa, perciò se sei stato così coraggioso di accettare questa sfida, sappi che ce lo farai benissimo. Fantastico, Andrea, ci piace molto questo Plutone inquisitorio che viene a chiederti: ma è veramente questo quello che vuoi? Mi piace tantissimo. E rientriamo nel discorso di valori, di sostanza, cercare di andare a scavare veramente il nucleo. Mi piace molto, molto. E, grazie ancora per questa fantastica carrellata. E io ti auguro come sempre un'ottima giornata e una buona settimana. A Grazie Ale, grazie. Allora a presto. presto, grazie ancora.